Incontrai Charlie Corbinet al Blue Ribbon Restaurant sulla 44esima strada, a un passo dalla 7th Avenue alle 5 del pomeriggio. La folla degli impiegati, appena usciti dall'ufficio, aveva cominciato proprio allora a entrare alla spicciolata, ma riuscii comunque a procurarmi un tavolino ad angolo nel bar e una birra fredda per tenermi compagnia mentre aspettavo. Si infilò anche lui nel bar, ordinò la stessa cosa e disse: «Altro che se sei un furbacchione, Tiger, un furbacchione maledetto. Come no, lo so benissimo, com'è andata?» Meglio di così per te non potevo andare. Sono stato incaricato di farti ufficialmente la babysitter e i tuoi rapporti li presenterai per il mio tramite. Mi rivolse un sorrisetto ambiguo e aggiunse: ti avvicini sempre di più a noi, vecchio mio. Praticamente ormai sei un agente governativo. Al diavolo. Beh, adesso sei di nuovo nell'esercito. Hanno già fatto le carte. Sarà meglio che ti comporti bene. Delany non scherzava mica quando parlava di tribunale militare. Sta attento a non fare passi falsi. In 20 anni di carriera non ne ho mai fatti. Stavi per farne uno pochi mesi fa. Di nuovo rondina. Stava alludendo al mio rapporto con lei. Ma non ho fatto il passo falso. Diciamo pure che sei stato fortunato. È proprio perché sono fortunato che sono ancora vivo. Charlie lui ha mandato giù un sorso di birra. Qual è il primo passo che fai? Cercherò di ottenere dalla tua sezione tutti i dettagli relativi a Luisa Angroski. Li avrai domani. Non era questo che volevo dire. Quanto tempo posso avere a disposizione prima che tu presenti il rapporto sulla mia attività? Vedi tu. So benissimo che sei in grado di fare il tuo gioco alla perfezione. Forse con gli altri è diverso, ma noi due siamo dello stesso stampo. Non te lo sarai mica dimenticato, vero? Mi feci una bella risatina e finì la birra. Il cameriere mi chiese se ne volevo un'altra, ma io lo mandai via con un cenno della mano. Poi disse: non ho dimenticato niente, e allora? C'è un tippetto che non quadra con l'insieme, però ce lo troviamo tra i piedi. Charlie capì immediatamente cosa volevo dire. Doug Hamilton, Vito Salvi lo ha ammazzato insieme con gli altri due. Il suo rapimento è stato intenzionale, il fatto di averlo torturato ed ucciso aveva uno scopo. Voglio sapere qual era questo scopo. Potevi chiedere a Salvi, disse Charlie calmo calmo. Sì, ma non in quel momento, perché ero stato ferito e grondavo sangue. Non volevo correre il rischio che Salvi mi facesse fuori se poi andiamo a casa svenivo. In quel momento non ero mica tanto sveglio, altrimenti io avrei potuto. Altrimenti lo avrei potuto far cantare un po' di più, ma tanto ciò che è fatto. Ma certo, a noi Charlie, tra parentesi sei stato scagionato di tutto. Hanno inventato una bella storia di donne per giustificare tutta quella strage. Bene, la leggerò sui giornali. Fa tutto parte dell'accordo che hai concluso tu. Magnifico. La mia voce aveva un tono aspro. Non ero mica tanto contento della compagnia che mi ero creato e neanche dei compagni con cui avrei dovuto andare d'accordo. Misi un paio di dollari sul tavolino e mi alzai. Ti telefono, Charlie. Aspetto la tua telefonata. Avevo fissato che Don LaVey venisse nel laboratorio di Danny Bentley alle 9 a portarmi le informazioni che avevo richiesto. Ci andai un po' prima, in tempo per sorprendere Ernie con un brico di caffè appena fatto e per farmene versare un po' in un alambicco. Era caffè nero o denso, quasi un parente dalla lontana di uno di quegli esplosivi che Ernie sapeva preparare con tanta abilità. Mi allungò un sacchetto di ciambelle e si appollò io sull'orlo di un tavolo da lavoro. Ho sentito dire che hai per le mani un lavoro urgentissimo. Ti ha posto dei limiti, credi? Nessun limite, collaborazione assoluta. Ho
Ho passato l'autorizzazione a Londra e a Parigi e sono tutti pronti a mettersi in moto se sarà necessario. Martin ha aperto un conto in banca per far fronte a qualsiasi necessità. Prese metà il ciambello, la inzuppa nel caffè, se la ficco in bocca. Allora che si fa? Ora come ora non ne ho la minima idea. Quando arriva Don, probabilmente saprà la direzione da prendere. Diedi un'occhiata all'orologio, erano quasi le 9, allorché suona il campanello dei derni, premette il bottone, scusate, che stava accanto al suo tavolo per aprire il portone in basso. Don LaVey era un uomo grande e grosso, dalle spalle larghe, e con una di quelle facce simpatiche che ne hanno viste di tutti i colori. Il suo naso era un po' storto e uno dei due sopracciglia era tirato in su da una cicatrice. Una bella linea bianca, quasi impercettibile, tracciava una curva lungo la guancia, laddove si era beccato la rasoiata durante la missione all'estero. Era un bravo ragazzo, faceva piacere averlo vicino, era uno di quei tipi di una volta e ne erano restati così pochi. Sorrise e mi tese la mano. Ciao, caro, mi disse. Mi fa piacere che torniamo a lavorare insieme. Fasciai con la mia mano la sua e la strinsi forte mentre la bocca mi si divideva in due nel sorriso. Speriamo che tu continui a pensare allo stesso modo quando avrai sentito che tipo di grana ci è capitata tra capo e collo. La scrollata di spalle di Don fu un capolavoro nella sottile arte del ridimensionamento delle cose. Dopo il casino dell'ultima volta ci sembrerà tutto facile. In quanti siamo questa volta? Noi, gli dissi, faremo il grosso del lavoro iniziale. Adesso mettiti a sedere che ti racconto tutto. Vuoi un po' di caffè? Sì, certo. Mentre sorbiva il caffè gli feci un quadro aggiornato della situazione, stando a spiare le reazioni che potessero trasparire dal suo volto. Era perfetto come sempre, non cambiava mai espressione, si limitava ad assorbire i particolari senza far domande finché ebbi finito, poi fece un piccolo cenno per indicare che aveva capito. Ma dai suoi occhi traspariva un che di glaciale da cui si poteva desumere che avesse capito benissimo le conseguenze possibili di quella situazione. E i rischi che avremmo corso tutti se non fossimo riusciti a portare a termine felicemente la nostra missione. Depose il recipiente graduato dal quale aveva bevuto e si ficcò una sigaretta in bocca. È proprio un affaraccio, Tiger. Proprio un affaraccio. Da che parte vuoi che cominci? Ripercorri a ritroso l'itinerario di Vito Salvi. Lui deve aver fatto tutto il lavoro di ricerca di Luisa Gronsky e se ha trovato qualcosa ne avremo bisogno anche noi. Don alzò gli occhi dal fiammifero che teneva riparato nel palmo della mano. Si è dovuto far fuori Doug Hamilton e gli altri due si vede che non aveva mica tante informazioni in mano, non trovi? Può darsi che l'informazione le stesse controllando. Salvi era un vecchio professionista, caro mio, non riesco a credere che mi abbia raccontato tutto, malgrado la posta in gioco. Sicuramente si è tenuto qualcosa per sé. Sapeva che ero della sua stessa tempra e quindi a me ha detto di più di quello che avrebbe detto a chiunque altro. Ma era sempre dall'altra parte della barricata e ci sono delle regole che si rispettano a tutti i costi. D'accordo, Tiger, cercherò di sbrigarmi. Poi che si fa? Bisogna andare a naso. Io seguo le tracce di Hamilton. Mi sembra una nota stonata. Se vai a sbattere contro la IATS o contro la polizia locale, fammelo sapere subito.